che cosa facciamo adesso differentemente da tutte le altre volte? Allora, differentemente dalle altre volte, partiamo subito con lo special guest di oggi. Sì. Partiamo subito con il botto, ovvero con un chitarrista italiano tra i più apprezzati all'estero. È uno dei pochi, come scrive la rivista americana Acoustic Guitar, in grado di avere un suono personale e riconoscibile. Il suo repertorio ha solide radici nel blues, nel jazz, nel folk festival, nel folk celtico e italiano. Linguaggi assimilati nel corso del tempo e nel corso di instancabili ricerche e padroneggiati con assoluta competenza. Non a caso i suoi libri didattici sono un vero punto di riferimento per molti amanti della sei corde. Ci dicono che assistere ad un suo concerto è proprio come intraprendere un appassionante viaggio tra musiche di confine, standard e brani originali, percorsi di un'arte che coniuga sapientemente la cultura al sentimento. Le sue melodie eseguite con straordinaria sensibilità regalano emozioni fin dal primo ascolto. Con la sua chitarra si ha la sensazione di poter essere portati ovunque con un pugno di note. Presi per mano da un suono caldo e gentile, ricco di ritmi delicati ed originali linee di contrappunto. Lo diciamo insieme chi è? Sì. Però mi fai un po' di... Tutti insieme. Signori e signori, per noi... Franco Morale! Aspetta che mi infrozen. Contento di essere qui oggi, è bella gente che non rivedevo da troppo tempo e voglio aprire con una melodia che si chiama The Star of County Down. Spero che vi piaccia, ha un non so che di magico questa melodia. Thank you.
grazie Luciano, grazie per il sound check. È stato un po' duro, ce l'abbiamo fatta, però dai. Spero il suono sia di quelli buoni. Io sono appassionato delle musiche tradizionali italiane e non, però anche italiane, quindi faccio ascoltare una specie di, al sud direbbero tarantella, al nord dicono giga, è una giga che potete anche ballare, si chiama Calderai, Bigordino e Giga. Thank you.
musica fa sempre dei giri molto strani. Io ho sentito questo tradizionale della Grecia da un chitarrista di Minneapolis che a sua volta l'aveva appreso da un suonatore di bouzouki greco. E io poi ho fatto il mio arrangiamento di questa danza molto famosa in Grecia che si chiama Samiotisa. Dell'isola di Samos dove continuano ad arrivare anche tanti immigrati purtroppo. Samiotisa quindi è la donna che viene da Samos. Potete ballarla, è una danza in sette ottavi, dovete contare, è molto interessante perché è una terzina e due duine, antu tri antu 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 tri antu 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 tri antu. Non è noioso come il nostro quattro quarti spesso, però questo è molto, un ritmo molto più interessante, giusto Marie? Sono basso di volume, ok, lo sentite bene. Poi capita,
l'appassionato di musica tradizionale di fare dei mix, sì, i tecnici direbbero delle contaminazioni, però non, dopo l'esperienza che abbiamo vissuto, è un termine che, no, che a me non piace molto, meglio mix. Lui si chiama Celtic Dog Blues, questa la dedichiamo a Luciano perché ha detto: ah, questo qui che mi piace, sì, questo fa. Celtic Dog Blues for you, man. Bene, i chilometri poi alla fine diventano miglia e miglia, o chilometri e chilometri, insomma, sempre di sbattimenti si tratta, comunque di farne tanti quando c'era il periodo, quando si suonava un po' di più, che speriamo torni. Torni presto. Miles and Miles è un blues, fondamentalmente, un blues, conosci già, è un blues che, insomma, poi alla fine la destinazione è il viaggio stesso, perché finisci per chiederti, insomma, si arriva ma poi si riparte, allora sei sempre così a cavallo di un'auto, di qualche mezzo di locomozione, per cui alla fine è proprio vero. Thank you.
Grazie Mauri. Bene, allora sapete che adesso i CD sono abbastanza morti e sepolti. Da un punto di vista sono nostalgico, mi dispiace, ma dalla prospettiva ecologista mi fa anche piacere, perché dovete sapere che il materiale di cui sono fatti i CD è il peggio del peggio del peggio del chimico, è una miscela chimica di metalli che wow. E per cui, vabbè, se doveva andare così è andata. E adesso i musicisti, penso che come me anche molti altri, si dedicano alla musica liquida, no? Pubblicando sulle varie piattaforme digitali come Apple, Spotify, queste cose. E io quindi, anziché pubblicare un nuovo CD, ho preferito pubblicare queste cose su in giro. Vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Song for You to Stay. È una canzone dedicata alla persona che, insomma, alla quale chiedo di rimanere ancora 5 minuti, non scappare subito via. Spesso siamo presi dalla fretta di andare non so dove. Gli chiedo, ora resta ancora 5 minuti e ascolta questa cosa che ho da dirti. There's a song for you to stay. Di Larsen controlla un po' i vari Larsen in giro.
so se capita anche a voi, quando mettete a posto la vostra stanza e non ritrovate più nulla, insomma, trovate poco e niente, e a volte invece trovate tutto nel vostro disordine quotidiano, insomma, questo è un omaggio quindi allo squilibrio, non quello mentale, ma quello logistico, proprio organizzativo, no? Con il disordine si trova tutto, con l'ordine poi non trovi più nulla. Raffaella, dove hai messo quella cosa che... La fattura per... No. E quindi questo brano è un omaggio allo squilibrio proprio organizzativo di quelli, cioè, che della serie va bene così. Si chiama Squilibrius. E poi no, questo pezzo è nato, devo dire la storia, perché nelle nostre annate romane a casa ci viene a trovare Ralph Towner, il famoso Ralph Towner, chitarrista degli Oregon. E mentre lui suonava, io poi rimasi contagiato dal suo modo di suonare, perché... E Raffaella cucinava in cucina, disse: ma Franco, ma chi è questo che suona? Sembra bravino. Grazie. E questo è anche un omaggio soprattutto alla musica di Ralph, che insomma, non so da dove la tiri fuori, però ancora. Thank you.
grazie, grazie, thank you so much. Queste corde che non sono mai in tiro. Lucia, le corde si scordano. Vabbè. Avete mai ascoltato o visto il giardino di Sally? The Sally Garden? Sally's Garden è una melodia che... State attenti che quando l'ascoltate, insomma, la persona che vede ve ne innamorate subito ascoltando questa melodia, perché sembra fatta proprio un quarto tasto. Sally Garden poi mista a un paio di jig irlandesi che si chiama The Cash Jig, e ancora un'altra che segue, si chiama Let's Drink Some Water. Fateci bere un po' d'acqua, tipica dei musicisti che dopo una session hanno bevuto tanta di quella birra che è il titolo naturale. Fateci bere un po' d'acqua, perché non ne possiamo più, insomma. Io penso sia così. Che dici? Let's drink some water. Tu già sei all'acqua, ok. Sally Garden.
Grazie. Allora, grazie. Spero che la musica sia buona per voi. Ho un'altra di quella Antutri. Quelle sono carine, vero? Ballarle ancora più che ascoltarle. Questa, dai, la dedichiamo a Maurizio. Un applauso a Maurizio e a Luciano anche che. Loro conoscono l'album da dove arriva questo pezzo qui, quindi potrebbero anche dirmi l'hai fatta malissimo, ma, e non dirmelo poi anche. Vabbè, questi europei di calcio sono serviti anche per far conoscere un po' la gente lo stato della Macedonia, perché molti la Macedonia era quella roba che arrivava prima del caffè, no? Però con gli europei hanno capito che c'è uno stato della Macedonia. Lo stato famoso Alessandro il Grande, wow. Ma c'è anche poi una regione della Grecia che si chiama Macedonia, quelli hanno fatto la guerra perché una regione della Grecia si chiamava Macedonia lo stesso, no? E lo Stato della Macedonia ha detto, no, ma guarda che già ci chiamiamo noi come Stato Macedonia. Insomma, sono ancora in battaglia. Ma comunque, questo è un tradizionale macedone che si chiama Antis. Bellissimo CD che si chiama The East Wind di David Spillane e Andy Irwin. Se vi capita di andare su un'isola deserta, portatevelo questo CD perché è bellissimo. Thank you.
sono quasi, si prepara il primo gruppo, altri due o tre brani, poi facciamo un... Vai tranquillo! Tranquillo, man! Si chiama Strings of Heart, le corde del cuore. Quando non sono scordate, insomma, è meglio, no? Bene, una tornata sul folk italiano. C'è una melodia che non so se tutti ricordano. Mamma mia, dammi 100 lire che in America, qua lì. E poi ho restaurato la mia tarantella e ne è saltata fuori una Celtic tarantella, spero che vi piaccia, ma insomma fa parte sempre, non delle contaminazioni, dei mix, no? Allora, tra musica italiana, musica celtica. C'è un perché. Thank you.
piatti tarantella, insomma, è ancora una in fase embrionale. Che devo dire, io vi lascio con un brano musicale di un genere che si chiama Cajun. Magari in italiano si dice Cajun, no? Occasion in americano. Comunque vi porto un attimo nelle paludi della Louisiana, questo genere che è molto danzante. Questo è l'ultimo pezzo, quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e faccio un in bocca al lupo ai ragazzi che verranno dopo di me. Rinchia il migliore, ma sono bravi tutti e tre, io li ho già sentiti durante il soundcheck e vi posso assicurare che sarà una bella lotta. Sono qui poi, non scappo. Ciao, abbiamo dei libri, dei CD, Raffaella, a tutti i nostri CD, libri, eccetera, eccetera. Buon proseguimento, buona serata, ciao. Mamma mia, che bello! Franco, voglio essere franca. Fantastico. È stato veramente, esatto, veramente meraviglioso. Che bello. Stupendo.